chiaramente ci sarebbero tante cose da dire, tante cose da raccontare. Partiamo dall'analisi della partita. Ma l'analisi, ovviamente l'analisi è un po' sporcata da 35 minuti in 10, perché insomma, a Pescara 35 minuti in 10 è dura. Io credo che non giudico mai gli arbitri, perché sbagliano e fanno bene come tutti quelli che lavorano. Mi è sembrato un pelino eccessivo, perché poi Oggi non è un ragazzo assolutamente cattivo, però ripeto, va rivista. L'analisi è normale, che io credo abbiamo affrontato forse la più forte di quelle che abbiamo incontrato in questo scorcio di inizio campionato. È un peccato, perché il gol è venuto nel momento, forse è venuto alla fine, però nonostante la sofferenza dell'uomo in meno abbiamo tenuto, credo, abbastanza bene, siamo stati ordinati, abbiamo sofferto, ma era scontato soffrire contro una squadra del genere, e abbiamo preso un gol, ripeterò, lontano, perché la mia panchina era dall'altra parte. Sembra sia stato un autogol, una deviazione, che ha fatto un'ottima partita, un episodio che può capitare. È un peccato, perché insomma ci avevamo fatto la bocca, però il Pescara non ha rubato niente. Le chiedo un'ultima considerazione tattica, perché dopo il gol, diciamo, no, che vi ha regalato Pellacani dopo 49 secondi, per 10 minuti avete messo un po' paura al Pescara, perché eravate in controllo. Poi nella mezz'ora finale del primo tempo, forse è stato lì dove avete sofferto troppo, rinunciando anche a fare qualcosa. Ma c'è la forza dell'avversario, ma ripeto, non dobbiamo confondere i valori e le squadre. Potevamo essere più puliti nel ripartire. Abbiamo sbagliato tantissimo, abbiamo avuto un po' meno coraggio, il Pescara ha messo una grandissima pressione, e quando metti una pressione così grande rischi poi di prendere qualche contropiede. Lì secondo me siamo stati un po' poco precisi, può capitare, perché per l'amor di Dio può capitare, però siamo stati poco lucidi, poco precisi, e poi ripeto, il gol finale ti lascia una grande amarezza, però si deve ripartire da una squadra che comunque in queste prime quattro partite terribili è stata sempre in partita con tutte, ha fatto 4 punti, ha lottato, è presente. E ripeto, noi dovremmo soffrire, il nostro campionato sarà un campionato di grande sofferenza, e siamo pronti a farlo. Chiedo l'ultima, e non è un commento sulla partita: quando eri in panchina è partito gente di mare con le sciarpe biancazzurre, leghe di Pescara, cosa ha pensato in quel momento? È una cosa, poi è una canzone che mi piace molto, quindi poi quando vengo a vedere la partita del Pescara è bella. Emozionato? Sì, quello sì. Poi ripeto, al fischio d'inizio quasi mi sono dimenticato dove ero, però prima della partita è stata un po' una giornata particolare per me. Do l'auricolare per una domanda da studio e poi abbiamo Alessandro Plizzari pronto qui con noi. Sì, intanto io saluto Fabio, ciao Massimo, ciao Fabio. Complimenti per questo avvio di campionato, perché avete affrontato 4 big e poi ci sarà l'Entella al prossimo turno. La domanda di Fabio Ferraresi. No, io la domanda non gliela faccio, anche perché faccio fatica a chiamarlo mister. Ciao, Fabio, per ciao. Me è sempre Fabio Prosperone. No, gli faccio i complimenti, perché comunque ha dimostrato di avere un'organizzazione tattica invidiabile, ha messo in difficoltà il Pescara, che come ha detto lui è una squadra forte, e sicuramente stasera, prima di addormentarsi, ci vorrà tempo, perché prende gol all'ultimo secondo, così fa male, però la strada io credo che è quella giusta, fa, e quindi stai tranquillo, lavora e vedrai che alla fine i risultati arriveranno. Intanto ti ringrazio, è un piacere sentirti, è un po' che non ti rincontro, non ti vedo, quindi è un piacere, ti ringrazio. Poi è normale, c'è grande amarezza perché un punto ormai ci avevamo fatto la bocca, poi ripeto, l'episodio non l'ho visto perché ero lontano, non si vedeva poco, forse potevamo essere un po' più scaltri nel non dare l'angolo, anche se i miei giocatori sostengono non ci sia, però ripeto, io non l'ho visto. Dobbiamo lavorare, cercare di strappare i punti, perché la corsa alla salvezza è dura. Al primo tempo c'era rigore su Tonin, visto che eri lì vicino. Onestamente non mi sembrava.